da Maria Luisa Barbaruno nello spazio social di Men's Life. Oggi ho il piacere di avere qui con noi Alessandro Moretti di Io Investo. Buongiorno Alessandro. Ciao Maria Luisa, buongiorno, buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Allora, ho il piacere di avere qui Alessandro perché vorrei porgli un po' di domande da parte vostra su quella che è l'attività di Io Investo e poi alcune attività specifiche che voi realizzate. Allora, prima di tutto, dimmi, raccontaci come è nato il progetto Io Investo. Allora, Maria Luisa, il progetto di Io Investo nasce dal bisogno che c'è in Italia di aumentare il livello di alfabetizzazione finanziaria. Da ricerche di condotte da Banca d'Italia piuttosto che Consob è emerso, ma non lo scopriamo certo oggi perché questo problema c'è da decenni, direi, che l'Italia è il penultimo paese in Europa a livello di alfabetizzazione finanziaria. Veniamo solo dopo il Portogallo, questo capisci che è un bel problema. E decisamente sì. Nasce appunto, esatto, e Io Investo nasce appunto per colmare questo gap, aumentare il livello di educazione, di alfabetizzazione finanziaria in Italia. Infatti noi ci definiamo come il primo movimento italiano di investitori consapevoli. Per quando si tratta di gestire i nostri risparmi, investire, pensare alla pianificazione, alla nostra previdenza, non possiamo metterci ciecamente nelle mani di banche piuttosto che assicurazioni, intermediari certo. finanziari, perché dall'altra parte ci vendono prodotti finanziari, quindi non fanno consulenza ma fanno vendita. E non stiamo parlando di laurearsi in matematica finanziaria, ingegneria finanziaria, chiaro, bastano chiaro. Veramente pochi concetti per evitare di trovarsi dentro truffe finanziarie, dentro prodotti super costosi e inefficienti e gestirsi in maniera corretta i propri risparmi, pensare bene alla propria previdenza. Ecco, quindi Io Investo nasce proprio da questa esigenza qui, per risolvere questo problema specifico qui. Bene, in effetti questa è una necessità, anche perché spesso noi come investitori, tutti quanti noi, ci troviamo di fronte a moduli che sono lunghi 40 pagine, leggerli tutti è praticamente impossibile, però poi il risultato è che uno spesso si trova ad acquistare o a fare cose di cui non è poi così convinto, o comunque con dei risultati che non sono poi così brillanti come uno si potrebbe aspettare, quindi assolutamente importante. Senti, esatto. Nello specifico, ecco, hai toccato un tema che secondo me è molto interessante e che diversi nostri utenti tra l'altro hanno in qualche modo richiesto come informazione, ed è quello della previdenza. Oggi abbiamo sì. ovviamente andiamo in pensione sempre più tardi, le nostre pensioni non saranno sicuramente quelle dei nostri genitori e quindi è normale che ci sia un interesse particolare nei confronti di questo tema. Quindi ti rigiro un po' la domanda dei nostri utenti: cosa possiamo fare per rendere le nostre pensioni migliori di quello che saranno? Allora, innanzitutto è importante prendere consapevolezza di quello che sarà la nostra pensione. Oggi che c'è un problema diverso rispetto a 100 anni fa, si vive molto di più, quindi l'aspettativa di vita è più lunga, per cui come funziona il sistema pensionistico? Funziona che i lavoratori attuali pagano le pensioni di chi attualmente è in pensione, no? Non è certo. che i nostri soldi dedicati alla previdenza vengono messi in un fondo da qualche parte e ci vengono ridati quando andremo in pensione. No, i nostri soldi che destiniamo alla previdenza vanno a finire a pagare le pensioni di chi oggi è in pensione, no? E quando sono noi liquidità, andremo in pensione, certo. Esatto, quando noi andremo in pensione non è che ci pagheranno la pensione con i soldi che hanno accantonato, no, assolutamente, quando noi andremo in pensione ci pagheranno la pensione con contributi dei lavoratori che ci saranno. Il problema c'è però il problema demografico, che è cambiato, non è più come 100 anni fa, adesso si vive molto di più, per cui ci saranno sempre più pensionati e sempre meno lavoratori. Perché? Perché viviamo di più, perché facciamo meno figli, quindi il problema diventerà sempre più grave. E il sistema INPS, in cui ci pagano le pensioni, non è sostenibile adesso, e sono state fatte tutte le riforme che sono state fatte negli ultimi anni perché non è il sistema già scricchiolava, ma sarà certo. sempre meno sostenibile in futuro. Per cui la pensione pubblica, che come evolverà nel tempo? Andremo in pensione sempre più tardi e le pensioni e la pensione pubblica sarà sempre più bassa per poter mantenere questo sistema stabile, perché altrimenti il sistema collassa. E se collassa il sistema saltano tutte le pensioni, certo, dal primo all'ultimo, è chiaro. Non vengono accantonati da nessuna parte. Per cui una volta che abbiamo capito il problema nostro, che quando noi andremo in pensione tra 30-40 anni, la nostra pensione pubblica coprirà
il 30, il 40, il 50% del nostro ultimo stipendio, noi sappiamo che da un giorno all'altro, quando smettiamo di lavorare, il nostro reddito si dimezza, dall'ultimo reddito lavorativo al primo assegno pensionistico si dimezza, pronti via. E allora dobbiamo dire subito oggi come facciamo per far sì che la nostra pensione riesca a colmare quel gap pensionistico che si va a creare con la pensione privata, quindi con l'integrazione previdenziale, che sono forme private. Visto che quella pubblica non basta, devo agire su quella privata per integrarlo, perché altrimenti quando andrò in pensione veramente rischio di non poter avere i soldi per pagare l'affitto, per mantenere la casa, per poter sopravvivere, per pagarmi le spese mediche, che comunque quando saremo anziani è più facile che si verifichi una necessità di questo tipo, certo, assolutamente, chiaro. Esatto. E soprattutto abbiamo lavorato una vita, 40 o più anni, per poi goderci la pensione. Se poi quando andiamo in pensione non abbiamo neanche i soldi per vivere dignitosamente, quello sì che è un bel problema. Allora a quel punto la pensione diventerà un inferno. Purtroppo più tardi ci mettiamo mano alla pensione e meno possiamo fare. Cioè quando mi arriva una persona che sta già in pensione e che vuole aumentare la pensione, non si può fare nulla. Non si può fare nulla, certo. Perché è troppo tardi. Ma prima riusciamo a mettere noi mano alla pensione, quindi a pianificare la nostra pensione, meno soldi versiamo e più vantaggi avremo quando andremo in pensione. Il tempo in questo caso gioca un ruolo importante dalla parte nostra. Certo, per certo. Cui è da qui che nasce, è da questo problema che nasce l'esigenza di dover andare ad integrare la nostra pensione con forme private. Per forme private che cosa intendo? A cosa mi riferisco? Mi riferisco ai fondi pensione. Attenzione in questo caso sui fondi pensione, perché le banche e le assicurazioni hanno capito il problema e alla prima cosa che hanno fatto hanno detto: ok, avete bisogno dei fondi pensione, ve li diamo noi i fondi pensione. Certo. Ma c'è un ma, che hanno riempito questi fondi pensione di costi, sono pieni zeppi di costi, e quindi uno si ritrova a versare i propri soldi dentro questi fondi, dentro queste scatole piene di costi, e se tu versi quei soldi per 40 anni in scatole piene di costi, quando poi vai in pensione ti ritrovi ad aver versato tanto e aver ma raccogliere poco, certo, questo mi è molto chiaro. Per cui lì diventa strafondamentale scegliere il fondo pensione migliore, che è quello che ha i costi minori, ma poi bisogna andare a scegliere il fondo pensione che fa, prende i tuoi soldi e li investe sui mercati. Bisogna andare a scegliere quindi il fondo pensione che ha i costi minori e che investe meglio nei comparti migliori i risparmi degli investitori. Molti investitori hanno paura dei rischi del fondo pensione, ma se il fondo pensione fallisce? Lì non ci sono rischi perché i capitali degli investitori sono segregati. Segregati che vuol dire? Vuol dire che se fallisce la società che gestisce il fondo pensione, che già è un'ipotesi abbastanza rara, ma se dovesse succedere, i capitali degli investitori sono inaggredibili da parte dei creditori dell'azienda, per cui sono capitali che sono completamente stacchi. Non bisogna aver paura di investire in fondi pensione, perché diventa necessario farlo in vista della nostra pensione. Non è questione ma mi conviene o non mi conviene, devo farlo. Poi nel farlo devo andare a scegliere il miglior fondo pensione e devo andare a capire anche in che comparto andare a investire nel fondo pensione, perché lì possiamo scegliere tra comparto garantito, obbligazionario, azionario, e attenzione che anche lì la scelta del comparto fa tutta la differenza del mondo a livello di rendimento da qui alla nostra pensione, quindi va ponderata molto bene soprattutto in base all'età e a quanti anni ci mancano per andare in pensione. E poi è necessario capire quanto capitale andare a versare nel fondo pensione. Questo dipende chiaramente dalla situazione specifica di ognuno di noi. Ognuno di noi ha un lavoro diverso, ha già versato dei contributi diversi, andrà in pensione in un momento diverso, per cui in base alla situazione specifica bisogna capire quanto andare a versare. Prima cominciamo, meglio è, chiaramente, a mettere da parte la nostra pensione, no? Quindi in particolar modo dobbiamo rivolgersi alle persone più giovani affinché lo facciano il più possibile. Anche un solo anno fa tutta la differenza del mondo. Iniziare un anno prima o un anno dopo veramente può spostare migliaia di euro, perché tutto si basa di fatto sull'interesse composto, no? Sulla capitalizzazione degli interessi.
Perché quando io per la pensione stavo investendo a 40 anni. E appunto nel comporre gli interessi, nel lungo termine, la differenza di un anno in più, un anno in meno, oggi non la vediamo. Ma tra 40 anni, quando va in pensione, uno dice, ma se avessi iniziato un solo anno prima, magari oggi avrei una pensione più alta di, non so, 100 euro in più al mese, 200 euro in più al mese, quello dipende, chiaramente. Certo. Però un anno veramente sposta, fa tutta la differenza del mondo. Poi è chiaro che uno se si ritrova a 40, a 50 anni che non ci ha pensato a questo, va bene lo stesso, non è che se uno ha 50 anni e dice no, vabbè, non faccio più. Allora non va bene più, allora non va bene più. Bene. Esatto, fare un'ottimizzazione è sempre possibile, chiaramente i benefici saranno minori, ma è comunque doveroso farlo. Per concludere, volevo dare innanzitutto l'indirizzo internet del tuo sito, che mi pare sia inpensione.com. E quindi sì, lo vedrete poi anche in sovraimpressione durante questa intervista, e poi una chicca per gli utenti di Men's Life, no? Mi avevi detto che possiamo lanciare una bella iniziativa per tutti gli utenti di Men's Life. Assolutamente, visto la gentilezza per averci intervistato, per averci chiamato, e anche visto che ci hai detto che i tuoi lettori, i tuoi ascoltatori sono molto interessati e sensibili all'argomento, vi abbiamo preparato uno sconto riservato solo a te e a tutti i vostri ascoltatori e lettori, uno sconto del 20% sulle nostre pianificazioni previdenziali, sui nostri corsi formativi sulla previdenza. Vi basta scrivere quando state acquistando la pianificazione previdenziale o il nostro corso per sistemarsi la pensione da soli. Il codice è Men's Life, tutto attaccato, 20, Men's Life, tutto maiuscolo, tutto attaccato con il 20 finale, e avrete uno sconto in automatico del 20%. Questo sconto è chiaramente riservato solo ai vostri lettori, lo trovate sul sito inpensione.com. Sul sito inpensione.com trovate, oltre a decine e decine di articoli del blog e video formativi dove spieghiamo bene tutte le problematiche, come risolvere questi problemi, trovate anche la possibilità di richiedere delle pianificazioni previdenziali, quindi fatte su misura rispetto alle vostre situazioni, dal nostro team di esperti previdenziali, e oppure la possibilità di acquistare un corso formativo dove vi diamo sette modi, vi spieghiamo il problema nel dettaglio, vi spieghiamo sette modi con cui potete massimizzare la vostra pensione in modo del tutto legale, e c'è anche la garanzia soddisfatto rimborsato, per cui uno lo prova. È impossibile non rimanere soddisfatti, però non mi è piaciuto, c'è la possibilità di chiedere rimborso entro 30 giorni, così almeno non abbiamo zero problemi in questo caso. Zero problemi. No, mi piace molto questo, di dare la possibilità alle persone di scegliere tra la consulenza e il fai da te, che però è un fai da te guidato, non è un fai da te in qualche modo improvvisato. Assolutamente, mettiamo a disposizione anche una piattaforma proprietaria dove uno inserisce i dati e poi da lì ti vengono fuori tutte le proiezioni pensionistiche, quindi si può fare tutti i calcoli e capire come agire, quanto versare, dove versare, che differenza c'è tra un fondo e l'altro, quindi uno si può fare tutte le simulazioni che vuole. Benissimo, allora ringraziamo Alessandro, grazie Alessandro per essere stato con noi, grazie anche della tua gentilezza nei confronti degli utenti di Men's Life, siamo molto contenti di poter offrire ai nostri utenti questa opportunità, e ritroveremo Danilo prossimamente sui nostri schermi. Benissimo, grazie, ciao a tutti. Grazie a te Maria Luisa per l'invito, un saluto a tutti.